Ogni tanto il flash scatta. Ecco qua. Allora, mo siamo 400 ASA. Posso mettere automatico gli ASA. Perché tu puoi farla pure a luce ambiente, usando 800 ASA, no? Senza flash. Fai così. E scatta, senza flash. Hai eliminato. A 800 ASA. Se vai a... Però vedi così, già così, 800 ASA. Guarda, è precisa, eh. Viene anche meglio. Perché se usi il flash, è vero? Ma che c'è di diverso tra la fotografia a pellicola e quella digitale? Il supporto. È diverso proprio come concezione. Il supporto viene messo... Cioè le... Però i tempi, le cose sono tutte uguali, o no? Sì, sì. Allora, per esempio, se io voglio fare una foto col flash adesso... Ah, così è manuale. Ah, così, scusa, l'esposizione. Posso fare esposizione e tutto, no, così. Allora, vediamo questo qua che viene. Beh, guarda, spalla scatterà da questo. Così giro. Ecco qua. Senza viene. Flash, è venuta? Sì, 800 ASA. Però bisogna il massimo 1600 o 3200, quando è il massimo? 1600. Oh, 200 ASA, prova a farla 200 ASA a mano ferma, guarda che ti viene. E là ci vorrebbe il cavalletto, ma no? No, però se lui riesce a fare mano ferma... Mi sta fermo. Però mi dice un amico mio, per stare fermo basta appoggiarsi la macchina sulla cosa. Anche appoggiare il braccio sulle cose. Il gomito sul bracciolo della cosa. Ah, vengo io, sì. Oh, poi ci sta un'altra cosa, quello che ti so spiegare io. C'è la possibilità di scegliere, però questa è mista la luce, un po' da fuori, un po' dentro. Eh sì, qua era meglio all'esterno come... Ecco qua. Se tu vuoi fare la luce con la lampada questa qui alogena, metti questo, per esempio, no? Vedi così che cosa viene. Sempre senza flash. Vedi, i colori sono diversi da quello che hai fatto prima. Io uso questo come cosa. Se invece non ti piace questa e vuoi andare in automatico, fa automatico. Questo è il bilanciamento del bianco, no? Poi se c'è le lampade a secondo i vari tipi, puoi scegliere, no? Se per esempio sei all'esterno col sole, puoi mettere questo qua, il tipo di calore della luce. Diciamo, fino a che età si possono fare le foto con la fotografia digitale? E dipende dalle corna. Cioè fino a 100 anni uno può fare o no? Quindi lui è ancora allora, in tempo come... Io faccio tutto in automatica, mi concentro sul soggetto, quando devo fotografare il soggetto, per esempio girona. A me come la faresti? Con le corna. Con le corna in automatico. In automatico. Però vedi, già così. Però non vengono poi mentre le fai. Allora che faccio io? Metto una sensibilità maggiore oppure auto. Auto qua l'abbiamo messo. Questo non lo so. Ecco qua, auto. Automatico, in modo che. No, non di mettere così. No. Oh signore. No, senza corna questo. Poi qui ti dice quanto scatta, un decimo di secondo. E però fagliene scattare qualcuno a lui. Prova a farla scattare questa un decimo di secondo. Vedi che deve stare fermo? Esce. Fermo. Esce. Deve stare fermo come... Ho già qua. Ok. Fermo, Cioè questo è un miracolo della scienza e della tecnica. Bravissimo. Che il grande fotografo Augusto Viggiano ha le prese con un Olympus. L'Olympus la conosci come marca? Bella questa, Hai avuto qualche Olympus in passato? Nikon solo. Te la devo regalare una macchina fotografica Olympus manuale, la vuoi? L'OM1? Mi servono più. A pellicola. Allora, vediamo come sono venuti. Cominciamo di qua. Allora. Aspetta, se fai così, lo giri e questa automaticamente ti sceglie la cosa. Allora, per andare avanti... Queste sono tutte le foto. Ah, aspetta, poi ti dice come è stata fatta la foto, no? Non mi ricordo più. Vabbè, poi c'è il... No, logo. Così. Meno quello però non fai video, A te non fai video, quanti formato video. Il numero della foto, quante ne hai fatte. Ti dice la data, l'ora. Poi ti dice il diaframma dei cosi.
Poi ti dice, ecco, 40 mm, 400 ASA, Tutte le nato caratteristiche. dal, eccetera. Vediamo un po', questo è il diaframma della cosa, e basta. Beh, fagli fare un'ultima foto, dai. Un'ultima foto, Augusto, dai. Vai, scegli tu, Augusto, se vuoi mettere il flash o no, A se no e me. basta, metti finito. Allora, ci prendiamo questa...